Oggi facciamo tre ricette della cucina tipica, tradizionale e di famiglia, la cucina bulgara. Sarà la pitka, che è un tipo di pane, poi faremo le sarmi e la baklava. Adesso mia moglie vi spiegherà esattamente quali sono gli ingredienti per la pitka e come si fa. Per fare la pitka ci serve lievito per pane, 4 uova, lo yogurt greco, di questo senza zucchero, poi un chilo di farina e un formaggio. Se non c'è, questo è un formaggio bulgaro che abbiamo trovato qua al negozio a Roma, però se non lo troverete potete usare pure la feta greca. Iniziamo. Allora, io qua mi sono preparato un po' di acqua tiepida e subito inizio con il lievito. Lo devo sciogliere in acqua tiepida, non troppo calda, non troppo fredda. Si deve sciogliere in questa maniera. Fa una farina con un cucchiaio grande. Ecco, prendiamo il sale e lo zucchero. Metti un cucchiaio di sale, così di sale, non un po' più grande, ma un cucchiaio più grande. Benissimo, metti un po' dentro e un pure cucchiaio di zucchero. Adesso ci mettiamo le uova. Tutto, ci deve aprire pure lo yogurt. Basta un vasetto di yogurt, giusto? No, no, un po' di più. Pure tutte e due li mettiamo. Bene. Tanto farina ce l'abbiamo, no? Tutti sanno che. Allora, la farina si dice un chilo, però se le uova sono un po' più grandi, se mettete un po' di più lo yogurt. Intanto adesso va, se uno si è sbagliato forse, e farvi un po' d'acqua dentro, uno. È sempre a occhio, a mano, si sente quanto farina ci vuole. Ci sta ancora un pezzettino di burro, aspettiamo ancora 30 secondi. Ecco, adesso però questo qua ci mi sembra ancora la farina. Benissimo. Perché lo sento che è un po' morbida. Sì, molto morbida. Mettiamo il burro. Abbiamo messo a sciogliere quasi 200 grammi di burro. Non lo metti tutto, però fa un po', io ti dico quanto, perché io sempre ho occhio, metà, basta. Okay. Altra metà lo lasciamo, quello lo usiamo poi dopo, vedrete per che cosa e com'è. Allora, questa è una pitka
la ricetta di mia famiglia, di mia mamma, di mia nonna, che si fa sempre. Non è una cosa nuova per me, non è un esperimento. L'abbiamo fatto tante volte, pure Fabio lo sa farla benissimo, è molto bravo, anzi, tante volte, è molto. Un chef di casa è lui. Però abbiamo deciso i cibi, le ricette bulgare le faccio io, le ricette italiane lui. Io ci sono un'assistente. Come io questa volta, sono tutto un assistente di basso livello, naturalmente. No, di alto livello sei. Forse devo impastare un po' di più la pasta. Metti un pochino qua, ancora. Tanto, la farina sempre... Oh, si sente già come una... Lo sapete com'è, come vivo si sente. Non tieni fa. Vedrete che bella idea vi avevo dato, in una grande teglia così, che non sporcate intorno. Tutta sporcizia rimane qua dentro. Poi questi... Vuoi che lo io? No, faccio io. Volevo sentirlo quanto farina serve, non serve. Ancora un po' farina, poco poco. Non deve stare molto infarinato, si deve sentire come vivo. Allora, mamma sempre mi ha insegnato, come mia nonna pure. Mi ricordo quando lei la faceva la pizza e mi dice, quando non hai forza a fare tutto sto movimento con le mani, perché uno si stanca, però quanto più si fa e più meglio viene la pizza. Allora, quando non ci vai questa forza, si fa 100 volte così. Prendete 100 volte. Per questi ragazzi che diciamo non ha forza, ma le mani, non c'è chi dei aiuta. 100 volte così e siete sicuri? Bene così. Adesso prendiamo un po' di olio di semi. Ecco qua. Fabio lo mette sulle mani. E io. Ecco, faccio tutto. Con le mani. E lo mettiamo in una... di un bel contenitore. Se prendi quella trasparente fa, sì, sì, sarà meglio ordinato. Ecco qua, mettiamo ancora un po' di olio qua proprio con le mani, sì, sì. Sulla... Così lo mettiamo al nostro forno, perché noi abbiamo lievitazione al forno. Forno. Lo copriamo e lo mettiamo a lievitare al forno per il tempo che ne serve. Benissimo, a fra poco. E ora la seconda ricetta, i sarmì. Sarmì di Verza. Verza in barattolo, che si trova in tutte le negozi in Italia, grandi catene. Fermentata, poi più poro, carne macinato, noi ci mettiamo pure due fette di carne,
di maiale, riso, un po' di dado, un cucchiaio di dado, due cucchiai di paprika, ginevro, pepe nero, sale. Alloro. Poro, ha detto? Non lo sappiamo, però non fa niente di più. Il sarmì è un piatto buonissimo, però la cosa importante è farlo piano piano. La prima cosa, visto che io sono l'assistente, vado a sciacquare la verza. Benissimo. La verza non si deve sciacquare tanto, pochissimo, da non perdere di sapore. Bene. E poi il riso, volevo dire, il riso non deve essere di questo riso piccolo, deve essere il riso bello grosso. Che viene più buono. Va bene. Adesso iniziamo la preparazione. Ci mettiamo un po' di olio di girasole. Io lo metto a occhio. Allora, 4-5 cucchiai di olio. Se lo metto qua in questo fuoco che è più comodo questo. Dopodiché metto il porro, se non ce l'avete un porro non lo sostituite con cipolla perché non viene buono, con porro dà un sapore specifico molto buono. Questo è un porro intero. Subito ci metto un po' di sale dentro il porro. Così non diventa nero. Adesso ci mettiamo delle cotlette. Proprio un minuto in un lato e un minuto in altro lato, dopodiché le lisciamo e ci metto un pochino di pepe nero sopra. Senza mettere sale perché la verza è abbastanza salata. Non serve da si frigge tanto, un minuto in un lato, giriamoli e le leviamo subito perché non vogliamo da si frigge tanto. Eccole qua e le metto a parte. E qua adesso subito metto carne macinata. E inizio così. Dopodiché ci mettiamo un riso. Non si frigge tanto. Ci mettiamo la paprika e subito un po' di acqua calda. Acqua calda si mette subito perché poi dopo diventa amaro, invece mettete acqua ed è perfetto. Questo qua ci metto ancora acqua.
scopriamo. Per un minuto e il pasto è pronto. Beh, il nostro impasto è pronto. Adesso sto controllando un attimo le foglie, perché volevo mettere sotto un po' di foglie, forse questi qua. Queste più piccole? No, oppure uno grosso. No, questo grosso. No, questo grosso. Qua sotto. Non se possono, ah no, questo ecco, si mette così a un fondo, si mettono un po' di foglie e adesso io inizio di questi fogli un po' più grossi, ve li faccio vedere. Questo parte qua si taglia, perché questo parte è duro, e si fa, si prende un bel po' di impasto così, dopodiché si gira di un lato, di altro lato. E poi dopo, così, ecco. E iniziamo a metterli. Questa parte qua lo togliamo. E continuiamo. Il primo strato, eccolo qua, lo abbiamo fatto. Adesso mettiamo le cotulette e sopra di oro facciamo un altro strato, le copriamo. Grosso, lo taglio a due. Mi piace. E qua continuiamo sopra di queste cotulette. Eccoli qua, le abbiamo messo pure da sotto verza pure io carne, coperte, ecco così, belli belli. Adesso per stringerli ci si mette un piatto sopra, ecco così. Prima lo copriamo con coperchio e poi qua, dove era tu dentro, dove era impasto, avevo messo un po' di acqua, ci metto un po' di dado e adesso copro tutto. Vediamo quanta acqua ci vuole, forse non tanto, ecco così, basta. Ginevra. Dopo che le abbiamo coperto con l'acqua, ecco in questa maniera, così acqua, vedrete fino a dove,
ci mettiamo a loro. Io ci metto tanto perché a noi piace l'odore di alloro, così. Poi ci metto ginevro dopo, ci metto pure pepe nero. Abbondante, poi un goccio di olio, olio di girasole, lo copro e lo chiudo e lo mettiamo in forno. Ed è pronto. A forno a 200 gradi 40 minuti. Benissimo. Continuiamo con la pizza. La pasta è lievitato. Lo mettiamo qua. E senza a farlo spingere tanto, proprio piano piano, un pochino lo giriamo. Quanto è morbido, che bello, è venuto proprio bello, eh? E adesso io lo taglio a 4. Divido a 4. Lascio da riposano. Questo lo lascio da riposano e iniziamo con questo qua. E che facciamo? E senza da un fatte spingere molto, da non diventa troppo fino. Da non è troppo fino. Non so quanti centimetri, 2-3 centimetri. No, uno.
Ah, un centimetro quello. Due. Allora ci mettiamo più burro. Tanto burro, abbondante mettete. Dopodiché a noi ci piace con formaggio, con questo io ci metto formaggio, se a voi. Il formaggio è un formaggio bulgaro, ma può essere benissimo sostituito dalla feta. E che facciamo? Un rotolo. E poi inserire un coltello. Allora facciamo quattro dita e tagliamo. Quattro dita da sono uguali tutte le pezzettini, da non c'è uno grande, uno piccolo. Io, questa misura è la mia misura. E poi ci mettiamo burro dentro la pentola e metto un pochino di farina e inizio a metterli così e con un po' di spazio uno d'altro li appoggiamo in pentola, un po' di spazio, un dito diciamo, perché poi dopo le mettiamo di nuovo a lievitare. E così facciamo per gli altri. Proseguiamo così con gli altri. Questo è il risultato finale, come si deve sistemare in teglia con un po' di spazio intorno, perché adesso la copriamo e la lasciamo per ancora due ventina di minuti così coperta in caldo. La metto a parte. Questo è il terzo dolce. Un dolce dei Balcani che lo fanno in tutte la Serbia, in Bulgaria, in Grecia, in Turchia e pure nel Medio Oriente, la baklava. Gli ingredienti sono questi, sono pochi e semplici: pistacchi tritati, pasta filo turca che abbiamo trovato dentro un negozio, noce moscata, vaniglia, zucchero. Questi sono ingredienti, non so tanti. E un pochino di burro. Là qua sotto ci sta la pitca che sta riposando. E ancora deve riposare. Allora iniziamo. Siamo. Ah, un'altra cosa è il burro che serve, che si sta squagliando. Burro, ok. Iniziamo. Apri fatte, sì. Apri, si deve tagliare a due. Senza occhiali abbiamo un problema. Io ci metto intanto, ci metto un po' di burro. Vai te. Vediamo se c'è bisogno di si taglia a due o no. Ma io ti credo di no. No, lo mettiamo così un po' doppia. Così. E mettiamo a ogni foglia, mettiamo un po' di burro. Lo faccio a posto, con tanto burro, tanto olio. Perché
diventa troppo pesante, allora ci metto ogni foglio un po' di, ecco così. Provatela, vedrete quanto viene buona. Allora adesso ci metto pure un pochino di zucchero, così. Allora, facciamo riga di pistacchio adesso. Di pistacchio. Questo è un piatto. Un dolce a Fabio che piace tantissimo. Guardate quanto pistacchio si mette tra un foglio e l'altro. Voi dite. Tutti i fogli, potete metterlo solo in un foglio, diciamo, dove voi decidete. Oppure lo dividete a tutti, però io preferisco vederlo in un strato, così in un posto. Un po' di foglio. Io questo non lo metterei, fa. Va bene. Un po' troppo. Ma sai, amore, il pistacchio non è mai troppo. No, eh? Un po' troppo. Eh? Tu che dici? Eh? Tu lo fai? Ma un altro uovo di pistacchio ci si può mettere, che è tanto buono, su. Lo metto. Volevo risparmiare per un altro dolce. Ma no. Eccolo qua. La baklava è il dolce più buono, uno dei dolci più buoni che ci sta. Allora apro pure altro. Sì, apri pure altro, dai. Va bene. Goloso. Sì. C'avevo un marito goloso. Perché c'avevo un marito goloso che cucina pure buono. Questo qua è un grande problema. Allora, continuiamo. Mettiamo l'ultimo. Qua solamente. Così un pochino di burro, ed è pronto. Poi dopo vi facciamo vedere come faccio pure lo sciroppo. Benissimo. È passata un'ora e tiriamo fuori i salmi. Questa bellissima teglia in questo uno. Prendiamo una forchetta per levare il peso da sopra. Eccolo qua, e due. Adesso prepariamo la pitca. Vediamo com'è venuta, ecco, si è riempita tutta la teglia. Prendiamo un tuorlo, un rosso di uovo, lo mettiamo sopra.
Adesso lo mettiamo al forno. Eccola, si vede bene? Benissimo. È molto bella. E la mettiamo nel forno. Forno a velo caldo, a 200 gradi. Lo lasciamo così. E la seguiamo. Baklava è pronta pure per mettersi, da si mette al forno. Dopo di pitca la mettiamo. E adesso io che faccio? L'avevo tagliato a piccoli quadratini. Ecco così. Vedrete? Perché penso che mi è più facile così da già tagliata. E adesso per diventare più croccante ci metto un olio. Guardate, si sente? Devi fare così. Così diventa più croccante. La plava. Plava serve un sciroppo. Adesso ci metto un po' di noce moscata. Basta così. Vaniglia, noce moscata. 4 cucchiai di zucchero, un pochino di acqua, lasciamo bolle, poi dopo lo mettiamo via e aspettiamo quando è pronta. Allora, che lo sciroppo quando si mette? Quando è pronta la baklava? Se baklava è calda, sciroppo deve essere freddo. Se indietro baklava è fredda, sciroppo deve essere caldo. Questo qua sono le regole. A me l'onore di tirare fuori la pitka dal forno. Signore, guardate che meraviglia. È bellissima. Ed è qua un attimo a farla raffreddare e poi la leviamo dalla teglia. Tolta la pitka dal forno, mettiamo la baklava. Ecco qua. Questa posizione la mettiamo a 200 gradi, ecco, preriscaldato, e vediamo quando si è arrosolato. La tiriamo. Pronta. Staccare bene la pitka dalla teglia bisogna batterla un pochino così. Dopodiché si prende. Scotta. Scotta. No, aiutati con questo, fa. Io penso di farla. No, aiutati con questo. Vuoi che lo faccio io? No. Oh, vai. Oh. Questo è di altro lato. Questo è l'altro lato. Come la giri adesso? Come la giriamo adesso? Prendiamo un altro piatto. Ecco qua, adesso abbiamo girato la pitka. Oh. Eccola. La cosa importante della pitka è che non si taglia col coltello, si deve strappare con le mani. Fai vedere qua com'è venuto. È scotta, adesso scotta. Però. Però ci si può provare a staccare un pezzo di pane. Signore, scotta troppo. Eccolo qua, la pitka si mangia in questa maniera, staccando un pezzo alla volta. Staccalo e lo fai aprire così. Apri, e si vede, ecco qua, formaggio. E si vede il formaggio. È perfetta. Si può mangiare fra una decina di minuti. Perfetta. Proviamo la baklava. Vediamola. Oh! È perfetta! Perfetta! Adesso la tiriamo fuori e la mettiamo un attimo qua sotto. Benissimo.
ecco così deve essere. Lo sciroppo deve essere freddo quando la baklava è calda. Noi l'abbiamo fatto raffreddare e adesso mettiamo lo sciroppo. Mettiamo lo sciroppo bene dappertutto. Così bene, viene bella zuccherosa. Quest'ultimo, che non riesco più a prenderlo, lo metto così. Ecco qua. E per stare ancora più carino adesso. E adesso ci mettiamo a ogni, così viene più carino. E pure è molto più buono. Sì. Bella croccante, siroppata. È molto appetitosa. Ecco. Questi sono i 3 piatti che abbiamo cucinato per voi e pure per noi. Sì. La pitica, i sarmi e la baklava. 3 piatti ottimi della cucina bulgara, che però si fanno pure in quasi tutti i Balcani. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie perché avete guardato il video fino alla fine. E mi raccomando, like. Iscrivetevi per il canale. Dite tanti like. E commentate il nostro video. Pollice in su. Iscrivetevi sul canale se non lo avete ancora fatto. E a presto. Ciao. Ciao.